Salve a tutti ragazzi, qui TTD, ben ritrovati sul mio canale. Finalmente parliamo di Trunks e Zamasu sul Global, la versione Global di Dragon Ball Z Dokkan Battle. Comunque ragazzi, passiamo subito alla schermata. Allora, parliamo un pochino delle due carte nuove, del banner ovviamente, se vale la pena pullare o no, su chi spendere, eccetera. Bando alle ciance, finalmente arriva la Thank You Celebration, arrivano Trunks e Zamasu, arrivano anche i ticket per pullare su Trunks, Zamasu e tutte le cose. Parliamo un pochino delle due carte, soprattutto più delle due carte, bisognerebbe parlare dei banner, perché... Vi spiego subito il motivo, semplicemente se non vado errato sul Global sono appena ritornate tutte quelle unità tranne forse Tarless e Vegeta Blue Evo. Questo è un attimo la cosa, un attimo... Yeah, che bello! Ragazzi, però prima di parlare delle Summon ovviamente parliamo un attimino delle due carte. Abbiamo finalmente l'arrivo di Trunks Tech, uno dei migliori PG del gioco, migliori leader del gioco ragazzi. Si tratta di un 120 a tutti gli alleati super. Ottima lead per quello che fa. E un Future Saga 170. Cosa che ci sta veramente tanto. Permette anche finalmente di giocare Vegito Blue Tech tranquillamente. Il problema di prima è che Vegito Blue Tech non linkava con nessuno nel Future. Adesso con la 120 è possibile anche usare Gogeta tranquillamente. Si gioca un bel Future. Però... lasciando perdere la leader, di che cosa si tratta Trunks, ragazzi? Trunks si tratta di una delle migliori unità con la trasformazione. Poco da fare, è una delle trasformazioni migliori. Fine. Fine. È la trasformazione migliore uscita. Niente cavolate del tipo devi avere C16 o un androide, devi avere 30% HP. Vaffan... Ecco, quelle cose. Molto semplice, il PG si trasforma al terzo turno. Dopodiché, il turno dopo che ritorna, si può ritrasformare con l'active skill. Molto semplice. Tutte e due funzionano in questo modo, sono veramente fighi. Peccato che non le facciamo più così le trasformazioni. Trunks Tech, la prima versione è semplicemente un attack def 100% con raises attack. Lo si vede solamente il primo turno che entra e dopo si trasforma subito. Quindi, non lo si vede quasi mai, ragazzi, la versione base. Passa subito dopo a Super Saiyan Trunks Future ed ecco che qua inizia ad essere OP. Abbiamo un Raises Attack Def e Immense Damage to Enemy. Abbiamo un Raises Attack Def che stacca all'infinito, è uno dei migliori tank del gioco tranquillamente e soprattutto fa un bel po' di danni. Dopodiché abbiamo in passiva Attack Def 120 che è la sua base, chi più 1 up to 4 per i turni che passano e Additional Attack Def più 10% fino a un massimo di 80 per ogni turno. È veramente grosso, diciamo che la maggior parte delle volte lo si gioca in questo modo, perché ovviamente Raise Attack Def se lo stacca, inizia a fare un sacco di danni, inizia a tankare tantissimo. Diciamo che si gioca in questo modo, ma, e la cosa bella arriva ora, diciamo che vogliamo shottare qualcosa. Ora, parlando un attimo dello shot e della sua Active Skill che si può attivare il prossimo turno che fa, si trasforma ancora una volta e qua però... come ho detto, RNG, si trasforma, eccolo qua, Super Saiyan Trunks Future, molto figo, tutto super figo, anche una delle active skill bellissime. Perdiamo lo stack in attacco e difesa, questo è il punto negativo della trasformazione, perdiamo lo stack di attacco e difesa, abbiamo Massively Lowers Death, ok e anche no, abbiamo un attack più 30% e death più 10 per ogni key sphere obtained, non c'entra niente il colore e tutto. Ogni orb li dà attacco più 30 e def più 10. Dopodiché abbiamo attacco super efficace su tutti i type. E in più abbiamo per una volta sola, cioè lo stesso turno in cui si trasforma, che può cambiare a random un colore di key in tech. Ora, perché dico che a sculo, a RNG? Perché bene o male, se non si trasformano tante orb, perde un casino di difesa, perde un casino d'attacco. Sì, è super efficace, ok, tranquillamente, però quando si tratta di Road e si parla anche, non solo di Road, ma anche della Legendary Goku Battle o della History, diciamo che questa versione è quella più schifosa, ok? Questa roba si fa nei Dokkan Event, è divertente perché tanto dura pochi turni, il Dokkan Event lo si shotta, non ce ne frega niente di prendere un po' di danni, è normale, è un Dokkan Event, ce ne sbattiamo, fa un casino di danni, però sculo, perché? Perché semplicemente quell'attack 30 e def più 10
La maggior parte delle volte si vede spesso quando abbiamo... La maggior parte si vede spesso solamente al primo turno. Al primo turno quando si trasforma che cambia le orb. C'è quella possibilità di sculare tante orb e farà i danni. Il turno dopo però non le cambia più. Quindi perde un bel po' di potenza, diciamo, la versione trasformata in active skill. Ovviamente fa danni, però se prendete poi due orb non fa più niente. Ora, lasciando perdere questo, ragazzi, io ve lo dico subito. Trunks è meglio di Zamasu. Ora ne parliamo subito il perché. Leggiamo un attimo i team. Hybrid Saiyan, finché non arriva Gohan, praticamente può far tranquillamente da lead con il 120. E... è buono, fine, fine. 120 basta avanza per quel team e soprattutto non è un PG che, oddio, non linko niente. Yeah, riesce a linkare un pochino. Poi abbiamo Future Saga, ovviamente al suo team. Time Travelers, per come la vedo, è leader Time Travelers anche. Diciamo che si perdono solamente i Cell si perdono, ok. Ma se non si vuole giocare i Cell, dà la lead praticamente a tutti i Time Travelers principali. 170, sempre lì. Fa sia da leader Future Saga che da leader Time Traveler. Si perdono alcune carte, però è veramente ottimo. Dopodiché abbiamo Vegeta Family ovviamente, Transformation Boost, Super Saiyan, Master Student Bond. Ragazzi, abbiamo un'unità che ha 18.000 categorie, che entra tranquillamente in Hybrid Saiyan, in Future Saga, Time Travelers, Vegeta Family un pochino meno, Transformation Boost tranquillamente per la Road, Super Saiyan entra dentro e proprio dice salve, questo è il mio spot, lo voglio. E abbiamo anche Master Student Bond, anche lì entra tranquillamente dentro, si mette di fianco al nuovo Gohan Future Int, fa il suo devasto. Ragazzi, come possiamo vedere, è una carta che si gioca ovunque. Questa è la cosa principale di Trunks, che è assurda. Si gioca ovunque, molto semplicemente. Ora, parlando invece di Zamasu, la controparte Extreme, è un po' diversa la situazione. Zamasu è un pochino diverso. Abbiamo una leader Realm of Gods. Ovviamente diventa il leader e si gioca tranquillamente per quando si vuole giocare il Dokkanement normale. Si vuole anche giocare l'LGE, ok. In Road invece lo si scarta in realtà. No, non si gioca ancora tanto bene in Road. Prende mazzate. Confronto, abbiamo detto che Trunks è uno dei tank migliori. Zamasu invece no, non lo è proprio. Abbiamo sì un po' di damage reduction, ma è praticamente nulla per quello che è. Allora, abbiamo comunque un Realm of Gods 170 e Death 130 Extreme Class Key. Chi più 3 è 120% le stats. Abbiamo immense damage to enemy and greatly lower death, però anche questo lo vediamo solo un turno. Riduce il danno del 40% poi recupera il 7% degli HP ogni volta che si scende sotto al 70%. E poi si può fare la prima trasformazione al terzo turno. Stessa cosa di Trunks, sono le migliori trasformazioni del gioco, fine. Si trasforma al terzo turno e diventa il Fusion Zamasu. Stessa cosa del lead, Super Attack diventa un Greatly Lower Death. Passiva cambia un attimo, chi più 2 attacco 120, non c'è difesa, sì. Riduce il danno ricevuto del 40%, ma non ha difesa, ricordiamocelo sempre, non ha difesa. E in più recovera il 10% degli HP ogni volta che si scende sotto all'80%. Yeah, peccato, BBB, io lo voglio attivo, questa è un attimo la cosa. Peccato un attimino questa cosa, però, ecco, come dire, no? Dove cavolo è la difesa? Zamas, dove ti sei scordato la difesa? Questa unità nasce per fare danni, peccato che però non riesce a difendersi. Il damage received del 40% è praticamente inutile se poi non ha neanche difesa in generale, ok? Prende mazzate in Road, prende mazzate nell'LG, prende mazzate ovunque, anche in un Dokkan Event probabilmente. Diciamo un attimo, il suo problema è questo, no? Sì, vuole fare danni, però poi non riesce a difendere. Mentre Trunks, ok, fa un pochino meno danni, ci mette di più a fare tutti quei danni, però difende sempre, in tutte le situazioni. Ragazzi, Trunks ad ability anche 1-2, al secondo turno della Road, tanca già. Questa è la situazione, riesce già a tankare. Ed è veramente assurdo per quello. Questo PG invece quando trasformato non è che riesce a tankare, perché comunque 40% è veramente poco. Oltre a quello, andiamo avanti. Come Trunks, il prossimo turno in cui rientra dopo che si è trasformato, si può di nuovo trasformare nel Deformed. Nel Deformed abbiamo sempre Massively Lowers Death. La passiva cambia con un chi più 4 attacco 2,80. Qua fa danni seriamente. Reduce il danno del solo 20%.
Disable Enemy Guard, buonissimo. Superclass Allies, attacco meno 10. Yeah, che bello. Ma non è che conta più di tanto. Si gioca in turno. Quando si gioca in turno. Quindi, diciamo, non è che è un problema. Però è anche lì. Non è che si trasforma spesso. Perché non si trasforma spesso? Perché anche, come detto prima, non ha difesa. E ora riduce il danno del solo 20%. È bello morire. Fondamentalmente quello che fa è esplodere. Zamasu è brutto perché esplode. Ora parliamo dei team. Abbiamo detto un attimino, no? Trunks ne ha tanti, è fighissimo. Realm of Gods. Ok, tranquillamente fa da leader, non per la road, fine. Potara, ok. Future Saga, ok. Transformation Boost, c'è di meglio. Time Travelers, ok. Questa è un attimo la situazione, capiamoci un attimino, no? Yeah, sì, tutto figo, tutte queste cose, però sono team vecchi, uno, e questo è il problema. Trunks è buono soprattutto perché andando avanti nel gioco ottiene team. Zamasu invece no. Zamasu al momento è rimasto fermo a come è uscito. Questa è la cosa più brutta, è rimasto fermo a come è uscito. Realm of Gods, Potara, Future Saga, Transformation Boost, Time Travelers, fine. Ok, fa leader 120 all'extreme, ok, va bene, ci sta tutto. Per fine, diciamo, non è ancora uscito un team dove, yeah, nuovo, dove si può giocare tranquillamente. Questo è un attimo il problema di Zamasu. Non è un'unità schifosa, però confronto a Trunks è più debole e soprattutto è meno giocabile. Ora, abbiamo parlato delle carte. È finalmente tempo, ragazzi, di parlare un attimo dei banner. Dicevo all'inizio del video, se escono così, che palle. Perché? Perché, ragazzi, questi sono i 300 milioni global super ed extreme. Vediamo un attimo le carte. Abbiamo Gogeta, abbiamo Vegito Blu. Ok, Gogeta e Vegito Blu. Dall'altra parte abbiamo Broly, Black Int, Black STR. Dovrebbero essere tutti. Ok, diciamo i principali. Bene, questo era il banner super, quindi quello di Trunks. Abbiamo Gogeta e Vegito Blu. Come carta abbiamo Future Gohan fisico, che è inutile completamente, e Vegeta Blu AGL, ci può ancora stare se non l'avete da ability. Dopodiché abbiamo Trunks Int, che ancora non ha Leza, quindi yeah, trovarlo al momento è sempre uno schifo. E abbiamo anche Vegito Blu fisico, il trollino, che se mai riceverà un Leza potrebbe diventare fortissimo, ovvio, però per ora non ce l'ha ancora. Diciamo no, Gogeta è appena ritornato sul Global con... il banner super dei 300 milioni. Stessa cosa di là, abbiamo Broly, che è appena tornato con il banner extreme dei 300 milioni. Questo banner, sinceramente, spero un attimo che alcune unità vengano cambiate. Non tanto Gogeta, Vegito Blu, però Future Fisico, Trunks Int, ci starebbe un attimino, perché al momento non è che fa tanto gola, ok? Abbiamo comunque il nuovo Trunks e tutto. Dopodiché abbiamo la versione Extreme e abbiamo Zamasu, ok. Abbiamo Broly, che l'abbiamo appena rivisto nei 300 milioni. Black Int, che l'abbiamo appena rivisto nei 300 milioni. Tarles, che non serve ad ability, fine. Abbiamo Rosé, rivisto anche lui nei 300 milioni. Merged e poi, vabbè, abbiamo anche Black AGL. Anche quei due, buonissimi se ricevono un Ezza. Al momento sono... Un pochino me. Detto questo, comunque ragazzi, questi erano i due banner. Io ora vi consiglio, se volete pullare, pullate da Trunks solamente perché il PG è migliore. Vi serve qualcosa extreme, ci sta a pullare ovviamente anche da Zamasu. Fate il giro, se poi vi serve anche Broly eccetera, ci conviene, ok, se lo volete, perché comunque Broly è veramente un ottimo PG che vi risolve molte situazioni del gioco, vi dà la chance di fare il leader di 18 team diversi fondamentalmente. Oltre a quello è un away per il torneo, tutte le cose fighe. Diciamo un attimino, no, com'è la situazione. Mentre dall'altra parte, ragazzi, c'è Gogeta, anche lui ottimo PG, e in generale c'è Trunks. Almeno per come la vedo, sì, fondamentalmente sono quelle due unità soprattutto. I due banner, diciamo, non fanno più gola come al tempo. Al tempo facevano gola sul Jap. Quelle unità non ritornavano da un bel po' e soprattutto non... era la prima volta che ritornava Gogeta e Broly dal film, quindi yeah, finalmente si potevano ripullare, era la cosa più grossa, no ragazzi?
Detto questo, comunque abbiamo visto un po' tutte le cose, vi ho detto i miei pareri su chi vale la pena pullare, su chi è il migliore secondo me, ragazzi. Ditemi sotto nei commenti dove volete pullare voi, ragazzi, se volete spendere, se volete tenere, scrivetemelo sotto nei commenti. Io vi ricordo che sono in live alle 21 quasi ogni sera sul canale Twitch, in più vi ricordo che potete trovare sotto in descrizione tutti i link ai miei social, andate a mettere mi piace, andate a mettere il follow, ragazzi. Detto questo, noi ci becchiamo al prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi.